Vengo proprio a questo, perché a proposito di famiglie che affrontano col sorriso le difficoltà, caro Jonathan, oggi è la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo e vorrei collegarmi, e ci tengo particolarmente a farlo, con una persona che conosce molto da vicino questa realtà. Lei è Veronica di Nocera, eccola. Veronica, benvenuta a Detto Fatto. Hai veramente da pochissimo pubblicato questo brano dal titolo Acustico, che parla proprio di autismo. Io vorrei vederne insieme a tutti quanti un estratto e poi lo commentiamo insieme. Guardate. Quanto mi piace cantare. Allora Veronica, intanto grazie per questo brano, per questa idea molto molto toccante, molto profonda che hai avuto nello scriverlo, perché riguarda proprio una tua esperienza personale, vero? Sì, allora ho scritto questo brano perché fa parte di un progetto musicale che ha come motto quello di dare voce a chi non ha voce. E, Acustico appunto parla di Desio. Desio è mio cugino ed è un bambino autistico e il suo disturbo dello spettro autistico è di livello 3, appunto è il livello più grave. E non comunica e ha difficoltà a relazionarsi, motivo per cui io e sua madre Monica l'estate scorsa abbiamo deciso di scrivere un brano che potesse restituire concretamente il suo punto di vista. E, Acustico in realtà non vuole... In che senso, Veronica? Sì, allora, il brano è costellato da rumori, suoni e le stesse parole hanno proprio, come dire, il compito di essere una sorta di esperienza sensoriale che voglia far capire quello che Desio prova quando è a contatto con il mondo, perché certi rumori gli danno fastidio, anche stare in luoghi affollati gli dà fastidio e quindi però diciamo c'è anche del bello in questa canzone, perché la cosa particolare di Desio è che sa cantare nonostante non riesca a parlare. Che meraviglia, grazie, noi ti facciamo tanti tanti in bocca al lupo. Grazie. Non solo per la musica che ci regali, ma anche per i messaggi che ci sono dentro questa tua musica. Grazie Veronica. Auguri Veronica. Grazie Jonathan. Bello vedere questi ragazzi giovani che ci tengono tanto proprio a cambiare il mondo, no? Ma forse riusciremo, forse sfruttando anche questo periodo così particolare, lo useremo davvero per cambiare le cose che non vanno bene. Speriamo, lo speriamo davvero tutti. Allora,